Come difendere la tua casa su Minecraft? Ti prego, bella faccia, aiutami a difendere la mia casa. Non ti preoccupare, signor Villico. Oggi vedremo delle ottime difese per la tua piccola casa. Ciao a tutti, ragazzi, sono Bella Faccia e bentornati sul canale. Oggi siete pronti? Perché vi farò vedere dei metodi incredibili per difendere la vostra casa su Minecraft. E vi chiedo solamente una cosa: lasciare un mi piace a questo video e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E mi raccomando, attivate la campanellina, che è super importante, eh? Ok, quindi il nostro amico villager ci ha chiesto di proteggere la sua casa. È una piccola casa, ma io ho in serbo per voi tantissime tecniche per proteggere la casa. Il bambù. Sì, sì, è scontato, ma il bambù è veramente una difesa super per la vostra casa, ragazzi. È semplicissimo, basterà piazzarlo e aspettare che cresca. Villager, stai pronto? Perché a breve non riconoscerai più la tua casa, diventerà un vero e proprio castello inespugnabile. Ok, ragazzi, quindi mettiamo tantissimo bambù attorno alla casa. Proviamo a farlo di tre, ok? Mettiamo tre file di bambù e aspettiamo che cresca. Ok, quindi più bambù mettiamo, più la nostra casa sarà protetta. Mi raccomando, rimanete fino alla fine perché vedremo se il villager sopravviverà al raid degli illager. Sarà veramente una cosa epica. Ecco, il bambù sta già incominciando a crescere. È il momento di velocizzare il tempo. Ecco qua tutto il bambù che sta crescendo. Una fantastica barriera per la nostra casa. Ok, dopo aver fatto questa fantastica barriera, incominciamo a fare le vere e proprie difese, perché oggi ne vedremo 10 e sono super, ragazzi. Oh mamma mia. Ok, quindi il bambù terrà lontani quegli stupidi zombie e quegli stupidi illager. Oh, ci sei qua dentro? Tutto ok? Qua sta procedendo tutto bene, eh? Allora, la cosa bella è che noi riusciamo a passare qua in mezzo molto facilmente, ma i mostri non riusciranno a passare così facilmente. È una promessa. Miele. Ok, il miele è un'arma letale. Sì, il miele è molto gustoso, sopra lo yogurt, nel latte. Diciamo che a me piace molto, eh. Ma se mettessimo una barriera di miele così, ragazzi, beh, ve lo dico io, i mostri non avrebbero nessuno scampo contro questo miele. Allora, voglio fare subito una prova mettendo uno zombie secco. Vieni a prendere, ciccio. Vieni a prendere, ciccio. Guardate, non ci passa. È stupido. Ve lo dicevo, il bambù è super, ragazzi. Il bambù è super. E proviamo a vedere col miele che cosa succede. Vieni, zombie, vieni. Sì, affoga nel miele, ciccino. Guardate, non sa dove andare. Il miele è super, ragazzi. Ve lo dicevo. Ok, belloccio mio, tu resta qua che ti faccio vedere io come si difende una casa, eh? Ok, il fossato di miele si poteva fare anche di uno oppure di tre. Noi proviamo a farlo di due. Vediamo se funziona. Wow, mamma mia, è troppo gustoso. Mi ci tufferei nel miele. Mi è venuta già fame. Ok, riproviamo a vedere il nostro zombie secco se riesce a passare qua. Vieni, vieni, piccolino, vieni. Ok, viene rallentato tantissimo, perché ovviamente affoga nel miele. Guardate, viene super rallentato. Quindi potrebbe essere una difesa super. Ehi, fermati, torna nel miele. Torna nel miele. Villager, tutto ok là dentro? Ok, ragazzi, il prossimo blocco che utilizzeremo è questo, il magma block, perché faremo un fossato. Ok, possiamo anche utilizzare la lava, però io voglio utilizzare questo, il magma block. Ok, io direi di scavare un buco anche profondo 3 e poi ci mettiamo il nostro magma block. Ok, quindi facciamo un fossato incandescente. Ok, signor villager, dopo mi devi pagare, eh? Accetto contanti, anche pizze, eh? Ok, quindi questo sarà il nostro fossato. Possiamo anche farlo così, ragazzi, per risparmiare tempo. Ok? Ovviamente il fossato così, come ho fatto prima, è molto più efficiente, ma penso che anche così sia molto, ma molto, ma molto potente. Sicuramente non riusciranno nemmeno a arrivarci qua gli illager. Ok, quindi andiamo a fare il nostro fossato di magma block. Via, cominciamo, ragazzi. Ok, ragazzi, abbiamo finito. Guardate che fantastico fossato di magma block. Secondo voi riuscirà a passarci qualcuno? Secondo me no, non diciamo cavolate.
A tutti i Minecraft giocatori! Ok, adesso viene una trappola veramente incredibile. Vi do un indizio, ed è sopra la mia testa. Ok, oh mio Dio, non vedo un cavolo di niente. Allora, utilizzeremo dei soldati zucca, proprio così, dei golem di neve. Dei golem di neve sopra delle torri, per proteggere la nostra base. Allora, è semplicissimo. Vediamo, io direi di metterne uno qua, ok? Mettiamo tre blocchi, poi altri due, mettiamo le botole in questo qua che abbiamo fatto, quindi nel penultimo. Poi mettiamo un blocco qua, rompiamo questo, questo. Qui ci mettiamo blocco di neve, vabbè qua ho sbagliato, ci mettiamo la zucca, ok? E poi qua dentro, ecco ho sbagliato ovviamente, qua sopra dovevamo fare il tetto, così, così non va da nessuna parte, ok? Quindi altre botole per sicurezza, ed ecco qua la nostra super torre con il golem di neve. Mi raccomando, devi proteggere tutto, per farla anche molto, ragazzi, ma molto più potente questa torre, possiamo metterci dentro tantissimi golem. Io ovviamente ne ho messo solo uno, ma possiamo metterne tantissimi dentro, Ok, fammi vedere se ci riesco. Vediamo. Così. Uno. No, volevo dire uno. Ok, poi vediamo. Cerchiamo di metterne un po' qua dentro, Poi due. Vai dentro? Sì, ragazzi, guardate che roba. Fantastico. Ok, facciamo così. Tre. Tre. Ok. Quattro. Mio Dio. No! È uscito! Ok, ce ne stanno tre qua dentro. Ok, ragazzi, adesso farò un sacco di torri e ci metteremo tutti i golem di neve. Ovviamente lo farò solo da questa parte, perché se no se lo faccio da tutte le parti ci metto veramente una vita, Ma per vedere se funziona. Ok, bella faccia, comincia la festa. Ok, ragazzi, guardate, sto facendo un sacco di torrette con tutti questi golem di neve. Oh mio Dio, non vedo l'ora di vederli in azione. Ecco qua, le torrette dei golem di neve. Oh mamma mia, proviamo a prendere uno zombie secco. Zombie secco? Vediamo che fine fai. Forza! Vediamo! Oh mio Dio! Oh mio Dio, ragazzi. Ok, 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 niente spoiler. Niente spoiler, basta. Qui ci sarà da divertirsi, Basta, oh, oh, basta. Ma che... l'ho fatto, ragazzi. Calmi. Ok, ragazzi, li ho fatti arrabbiare. Va bene, è tutto ok, tranquilli. Come prossima difesa io utilizzerei la rosa del Wither, ragazzi, perché questa dovrebbe fare danno a tutti i mostri, o almeno quasi a tutti. Quindi facciamo, come abbiamo fatto col bambù, una bella barriera di queste rose del Wither, perché ovviamente a noi, guardate, a noi si danno avvistamento. Mamma mia, queste sì che sono super forti, Ok, quindi continuiamo a fare la muraglia cinese delle rose del Wither. Ecco qua, ragazzi, abbiamo messo tutte le rose del Wither. Adesso prendiamo le ragnatele. Magari scrivere ragnatele. So scrivere, sì. Ok, e con queste ragnatele facciamo una barriera di tre, proprio così, perché imprigioneremo i mostri. Mamma mia, questi laser, ragazzi, questi laser non riusciranno mai ad entrare qua dentro. Ma come fanno? È impossibile. Ok, ecco le ultime ragnatele. Ancora un pochettino e abbiamo fatto una fantastica barriera. Se guardate, non si riconosce nemmeno. Se questa è una super base, pure io avrei paura a provare a superare tutta questa cosa, ragazzi, Wow, la neve polverosa di Minecraft, proprio così. La neve polverosa fa congelare. Sta diventando molto freddo. Sta diventando molto freddo, ok? Quindi faremo sprofondare i mostri qua mettendo due blocchi di neve polverosa, ok? Anche qui ci vorrà un bel po' di tempo, bella faccia. Ed ecco qua, anche il fossato
di neve polverosa. Potete farlo anche largo 3. Però io penso che così possa bastare, ragazzi, eh. Magari per la bestia, per i mostri un pochettino più grossi, potrebbe servire farlo più largo. Ma per ora lo teniamo così. Lo speleotema appuntito. Ecco qua. Facciamo un bel fossato. E chissà, magari questo farà dei danni ai nostri mostri. Anzi, mettiamolo proprio così. Voglio vedere se camminandoci sopra fa dei danni. Ok ragazzi, ovviamente io l'ho messo così, ma secondo me sarebbe molto più carino metterlo in un fossato, perché magari potrebbe fare danno ai mostri. Però lo mettiamo così perché tanto ho fiducia nella mia base. Dei distributori, ragazzi, con le pozioni di danno istantaneo. Ovviamente se volete potete ricoprire tutto di dispenser, ma ovviamente, mamma mia, ne dovrò mettere tantissimi, eh. Quindi ne metto uno ogni tanto. Ok, mettiamo le pozioni qua. Quindi pozioni di danno dentro il dispenser e sopra la pedana. E quando andranno sopra, pium, cascherà la pozione di danno. Ok, quindi ne metto un pochettino. Ok, qua abbiamo messo dei distributori che getteranno in aria le nostre pozioni di danno istantaneo. Infine, dentro la casa io metterei, vediamo, il letto te lo sposto una, posso spostartelo, eh? Ok, io dentro la casa metterei un distributore di armi e di equipaggiamenti. Scusati, ho rotto un attimo la casa, eh. Ok, quindi una bella pedana. Qua dentro ci mettiamo le spade. Qui dentro ci mettiamo le mele d'oro. E ci mettiamo anche l'armatura. Ok, Villico, è arrivato il momento. Sei pronto? Vediamo se la tua base reggerà. Sono veramente curioso. Guardate che roba, che super base. Fatemi sapere nei commentini, ragazzi, secondo voi dove arriveranno gli illager. Ok, mettiamone un sacco. Sono già partiti! Sono già partiti! Guardate che roba! Oh mio Dio! Le pozioni sono partite di danno! Ma guardate i golem! Stanno sprofondando qua sotto, ragazzi! Non ci posso credere! La neve polverosa è troppo potente. I golem li hanno distrutti. Cioè, guardate che roba. Ok, io direi di far partire un raid. Facciamo partire un raid, forza. Vai, esilio volontario. Sì, incursione. Arrivano, villager, attenzione. Oh mio Dio, paurissimo il mio villager. Stai tranquillo, tanto ti ho fatto delle difese incredibili. Vediamo da dove arrivano, ragazzi. Oh mio Dio, la neve polverosa è grandiosa. È super. Vediamo da dove stanno arrivando. Non li vedo. Non li vedo, sono qua? Grandissimi, ragazzi. Ok, direi che le pozioni di danno hanno funzionato alla grande. Guardate quanti ce ne sono, ragazzi. Ce ne sono tantissimi. No! No, i nostri golem! Cavolo, hanno perso la vita dei golem! No, è quello! Come ha fatto ad entrare lì dentro? È impossibile! Come cavolo ha fatto questo qui entrare? No, ha barato. Questo qui ha barato sicuramente, eh. Ma guarda un po' quel maledetto! Golem attaccato anche qua! Sì, bravissimi! Distrutto! E la rosa del Wither ha aiutato! Ok, ragazzi, ok, la prima incursione è stata fatta. Grandissimi, ragazzi, ottimo lavoro. Li avete annientati. Li avete annientati tutti, ok. Incursore, ok, fantastico. Vediamo adesso dove compaiono. Ok, sicuramente quello lì è nato là dentro. Ci scommetto, eh. Vediamo, sono veramente curioso. Vediamo, vediamo la prossima. Ti prego, voglio la bestia. Da dov'è? Dov'è? Ma, ho sentito qualcosa da questa parte. Eccoli! Eccoli da questa parte! Cavolo, sono ancora pochi. Ok, vediamo qui come fate, che non ci sono nemmeno i golem, eh. Vabbè, ma siete stupidi. Ok, abbiamo visto che la neve polverosa è super. Ok, aiutiamoli un pochettino. Mettiamo un sacco di predoni. Mettiamo un sacco di devastatori, perché è quello che volevate vedere, ragazzi. Sì, devastatori. Evocatori, vediamo. Oh mio Dio, stanno passando. Stanno passando. Guardate, sono passati. Ok, continuate così. Le pozioni stanno distruggendo tutti. Guardate le pozioni. Oh mio Dio, no, 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 no. I golem, si mette male per i golem. Mettiti dentro, mettiti dentro. Oh porca miseria, lo stanno facendo fuori. No, non andare fuori, devi andare dentro casa. Oh porca miseria, sono passati. Come cavolo hanno fatto a passare, villager? Oh mio Dio, povero villager. Ragazzi, sono super forti. Le difese hanno funzionato però, eh. Non sono riusciti a passare, perché per fortuna il bambù li tiene lontani. Oh mio Dio, no, hanno ucciso lì il villager, ragazzi. Ok, adesso ne metto tantissimi. Ve lo dicevo, se mettevamo più neve polverosa, sicuramente anche i devastatori sarebbero rimasti là sotto, eh. Ok, rivediamo un pochettino.
Rivediamo un pochettino adesso che succede, ragazzi. Sono curiosissimo, eh. Guardate che roba. Oh mamma mia. Oh mamma mia, guardate che sta succedendo. Ok, è arrivato il momento di aiutare. Fatemi passare, permesso. È arrivato il momento di aiutare i nostri villici. Quindi, prendiamo tutte le cose. Dammi tutte le cose, veloce. Ah, mela. Oh porca miseria, stanno arrivando tutti qua dentro. Ma dammi tutte queste cose. Oh porca miseria, lo sapevo. Ma dove cavolo mi sono andato a cacciare? Guardate che roba. Ok, vi proteggerò io. Oh mio Dio, sono entrati! Ci penso io! Ok, la base però sta funzionando alla grande, eh. Cioè, guardate quanti sono! Quanti devastatori ci sono, ragazzi, tantissimi! Ok, piccoletto, mettiti in salvo! Oh mio Dio! Oh, cavolaccio! Ok, devo dire, forse ho esagerato, eh. Ne ho messi veramente tanti, però per ora sta funzionando. Ovviamente dovevamo mettere più golem e più neve polverosa. Sicuramente quella avrebbe aiutato tantissimo, eh. Ovviamente, come sempre, se volete difendere, io vi consiglio i golem di ferro, perché sono dei super aiutanti, eh. Quindi golem di ferro, salvate il villaggio. Oh, che è qui? Siete timidi? Siete timidi per caso? Dai golem di ferro, forza, andate a distruggere. Vi apriamo le porte. Vi apro le porte io, forza. Distruggiamo tutto il bambù. Oh mio Dio, stanno arrivando. Arrivano! Attenzione! Stanno arrivando. Oh cavolo, 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 sono entrati. Oh mio Dio, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete. Fatemi sapere se volete altri consigli. E vabbè, per la vostra casa da Bella Faccia è tutto. Oh mio Dio, vediamo. Che fine orribile. Da Bella Faccia è tutto. Ci vediamo presto in un nuovo video di Minecraft. Ciao.